Io sono Gianluca e sono un nomade digitale. Insieme alla mia ragazza vivo in Asia per una parte dell'anno. Quando invece sono qui in Europa, questa è la mia casa. Lui è Bruto. È un Mercedes Hymer 540 del 1983. Lo so, ha una certa età, ma quando io e Claudia lo abbiamo visto in vendita qualche anno fa, ce ne siamo completamente innamorati. Da sempre sognavamo di vivere on the road e questo mezzo ci sembrava perfetto. Era fermo da tempo, ma è bastato qualche piccolo lavoretto per trasformarlo nella nostra casa su ruote. La nostra giornata tipo in camper inizia molto presto. Amiamo seguire i ritmi della natura e farci svegliare non dal suono di una sveglia, ma dai primi raggi del sole. Il letto è una delle cose che più amo di Bruto. È comodissimo per dormire e durante la giornata basta tirarlo su per godere del massimo spazio a bordo. Fino a qualche anno fa vivevo a Torino, in un monolocale al piano terra. Ricordo che al mattino c'era pochissima luce e quando guardavo fuori dalla finestra vedevo a malapena il cielo. Mi sentivo schiacciato da tutto quel cemento e fu proprio in quegli anni che nacque il sogno di vivere in camper. Oggi posso svegliarmi, fare una passeggiata e osservare l'alba sul mare. Questa libertà, per me, non ha prezzo. Un altro dei motivi per cui ci alziamo presto è che ci piace avere il tempo di fare colazione senza fretta. Prima di diventare nomadi digitali abbiamo svolto molti lavori diversi, ma la costante era che al mattino ci alzavamo, mangiavamo velocemente e poi eravamo subito fuori casa. Avendo la possibilità di lavorare in remoto, ci piace svegliarci lentamente, parlare, programmare, ridere e scherzare. Perché una risata di prima mattina ti aiuta a mantenere il buon umore per tutta la giornata. Trovare un lavoro in remoto è stata la nostra fuga da una vita in cui eravamo perennemente insoddisfatti. Oggi il camper non è solo la nostra casa, ma anche il nostro ufficio. Abbiamo installato due pannelli solari da 155 watt che ci permettono di alimentare i computer. Ma quando ci serve più energia oppure una connessione ottima, andiamo a lavorare direttamente nei locali del luogo in cui ci troviamo. Personalmente mi basta un buon caffè e una buona connessione per poter scrivere per ore. Ma mai oltre mezzogiorno. Da anni la mia regola è che non si lavora dopo pranzo. Vivere in camper ti permette di passare molto tempo all'aria aperta, in posti sempre diversi. Oltre a camminare nella natura, nel tempo libero mi dedico alle mie passioni. Suonare l'ukulele, meditare, o scrivere. E soprattutto passo molto tempo con la donna che amo. Un privilegio che vale tutti gli sforzi che ho fatto per costruirmi questo stile di vita. Molte persone mi hanno chiesto se non mi manca avere una casa. La verità è che casa non è un luogo, ma una sensazione. E io lo capisco ogni sera, sul camper. In questi anni ci siamo fermati a dormire in centinaia di luoghi diversi.
e ho capito che non sono quattro pareti a farti sentire a casa, ma l'atmosfera e soprattutto le persone che ne fanno parte. Grazie per avermi ascoltato. Puoi leggere i miei articoli sul mio blog Mangia Vivi Viaggia e sul mio profilo Instagram gianluca.gotto. Chiunque tu sia, ovunque tu sia, ti auguro di seguire sempre le coordinate della tua felicità.